Non lo so, questo è un retroscena. Io ho sentito le vostre, cioè le parole che sono state espresse, raccontate, dette da Gentiloni ieri al meeting, che sono molto nette, molto chiare. Guardate, io mi permetto di fare questo ragionamento. Ho apprezzato, dottor Magri ha fatto delle analisi molto interessanti, e ho apprezzato, mi ha affascinato la ricostruzione del dottor Minzolini rispetto alla questione appunto di quello che sta accadendo qui, perché l'ISIS, perché lo Stato islamico è in difficoltà nei suoi luoghi d'origine. Poi ha fatto un ragionamento sullo Ius Soli che invece io ribalto esattamente. Lo dico da amministratore, lo dico consapevole del fatto che in questo momento, anche presi dall'emozione di quello che è accaduto, è difficile sostenere questo argomento. Lo comprendo, ma la politica, secondo me, in alcuni momenti deve avere anche il coraggio di fare delle scelte, controcorrente dal punto di vista culturale per avere dei risultati fra alcuni anni. Lo Ius Soli parla ai bambini delle nostre scuole. Chiariamola questa faccenda. Capisco che è più facile dire ah, il terrorismo, mischiare tutti, capisco tutto, ma se noi vogliamo fare esattamente prevenzione, noi dobbiamo dare punti di riferimento che stanno dentro la nostra Costituzione a tutti quei ragazzi, bambini che sono qui ormai da nati qui, che sono cresciuti qui, che vanno a scuola con i nostri ragazzi e a cui dobbiamo, quindi, dare un punto di riferimento nei nostri valori costituzionali, niente di più e niente di meno. Lo Ius Soli è questo sforzo, lo capisco, che politicamente in questo momento è incandescente, che è più facile la posizione della Lega, anche se io credo che l'onorevole Federica in separate stanze e segretamente, se si confronta con i suoi sindaci, tanti importanti, gli diranno che frequentando le scuole delle loro città questo problema, questa questione è aperta e Che dicono i c'è. sindaci Perché della ragazzi, Lega, la Federica? prevenzione. Noi.